Sumpf, Narble, Quarp. Pincoia, Slime. Everdrift knows. Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Oggi iniziamo presentandovi subito un nuovo personaggio che avrete già visto nella clip iniziale. Lei si chiama Amalia Lindberg. Questa bella fanciulla è la figlia illegittima di Bjorn e una sua scappatella. Bjorn però non è assolutamente a conoscenza. Amalia è una giovane adulta che dopo la morte della madre è venuta a conoscenza dell'esistenza di Bjorn, in quanto non credeva di avere un padre ancora in vita. Come vedete gli somiglia parecchio, perché l'ho creata tramite la genetica, quindi ha il suo stesso nasone, poverina. Però i capelli neri che deve aver ripreso dalla madre. Amalia è una tipetta un po' particolare. La sua aspirazione è quella di essere un modello di malizia e quindi il tratto correlato è ignobile. Poi è gelosa, ambiziosa e malvagia. Insomma, una bella gatta da pelare. Vi faccio vedere qualche suo look. Insomma, niente male come fanciulla. E come avrete visto dalla clip, Amalia dai primi giorni in cui è giunta in città ha iniziato a spiare un pochettino il padre. In realtà si sono presentati, ma ovviamente lei non gli ha rivelato di essere sua figlia. E seguendo Bjorn, l'ha visto spesso relazionarsi con la nostra Rachel. Quindi, siccome lei è venuta a conoscenza degli eventi, ovvero che quando è nata lei, Bjorn era sposato con un'altra donna, ora è convinta che quest'altra donna sia Rachel. Quindi l'ha già presa di cattivo occhio, perché dal punto di vista lei è la donna che ha impedito a lei e alla madre di avere una famiglia con Bjorn, quando invece sarebbe Clara, insomma, che conosciamo tutti. Allo stesso tempo Amalia ha già fatto amicizia con qualcuno. Indovinate un po' chi è questo qualcuno che per Amalia è stato un vero e proprio colpo di fulmine? Il nostro Will. Eh sì ragazzi, mi piacciono le storie contorte anche questa volta. Questa idea è su consiglio del mitico Magic Simmers. Niente, vediamo insieme cosa succederà. Oh, Shabam. Oh! Ok ragazzi, come avrete visto, Will si è finalmente deciso a fare la proposta a Rachel, in quanto dopo la serata in discoteca il loro rapporto si è stretto particolarmente. Hanno recuperato e ovviamente, come abbiamo capito tutti, sono ancora l'uno follemente innamorato dell'altro, perciò ha deciso di fare questo passo avanti. Nel momento in cui si stava per proporre, abbiamo visto Rachel essere rapita dagli alieni. Ora mi auguro vivamente che non sia rimasta incinta, cose del genere, insomma, speriamo sia finita così. Proprio adesso che le cose si stavano sistemando. Sì ragazzi, dai, non ne potevo più.
di avere tutte queste coppie scoppiate, quindi almeno Rachel e Will dovevano tornare insieme. Ora, siccome è stata una scelta lampo, sarà così anche il matrimonio, un po' in stile Las Vegas, ovvero proprio matrimonio all'ultimo minuto. Infatti, subito dopo la proposta, hanno deciso di sposarsi qui al parco di Willow Creek, invitando solo gli amici più cari e in abiti un po' particolari, ecco, proprio come si usa a sposarsi a Las Vegas, con abitini improvvisati, quindi non proprio il vestito da matrimonio, però mi piaceva così per loro. E quindi qui abbiamo l'arco con i tavolini. La festa è iniziata, abbiamo anche il barman. Direi di dare inizio a questo matrimonio. Allora, i nostri amici sono da queste parti, ringrazio per la presenza e poi direi di sposarci. Allora, bimbi, voi venite qui, sediti, sediti. E direi di sposarci subito. Ecco i nostri amici che si siedono. No, Will, tu non devi sederti. Vabbè. Rachel è un po' stanca. Davvero felice di vederli finalmente insieme dopo tante peripezie. I nostri beniamini si sono sposati. Allora, adesso uno dei compiti è concedersi una bevanda. Quindi direi ordina una bevanda, ordina delle bevande di gruppo. Abbiamo la torta, quindi taglia la torta nuziale. E il banchetto serve il cibo. Ma solo questo abbiamo? Non abbiamo neanche altri soldi, ragazzi, che povertà. Ah no, il cuoco ha preparato anche altro. Mi sembrava. Basta così. Pare di sì, e va bene. Poi taglia la torta nuziale. Oh, visti che fanno festa. Ed ecco qui. Rachel è felicissima. Ok, dopodiché direi chiama a tavola. Abbiamo invitato anche Claudio perché alla fine si è rivelato amico un po' di questo gruppetto. È stato un matrimonio davvero riuscito, ragazzi. Dovremmo aver raggiunto la medaglia d'oro. Ma Will dove è andato? È lui che dorme? Sì. Poverino, ragazzi, sono stanchi. Concludiamo prima questa festa, tanto è ben riuscita. Che matrimonio! Gli ospiti sono rimasti così colpiti dalla celebrazione che hanno lasciato due sim, alcuni elettrodomestici e oggetti decorativi nell'inventario. Rachel è crollata a faccia a terra e andiamo a casa. No.
E ora cosa è successo, direte voi? Dovete sapere che qualche giorno prima Will aveva leggermente ceduto alle avance della figlia di Bjorn, il nuovo personaggio che vi ho presentato a inizio puntata. Sapete che Will cade facilmente in tentazione, quindi fra di loro c'è stato un bacio, nulla di più. Ora, siccome la figlia di Bjorn appunto stava spiando un po', controllando un po' la situazione, perché non vi ho detto che è un agente segreto, ha visto Rachel con Will. Quindi, convinta ancora che Rachel fosse la moglie di suo padre, è andata da Bjorn a comunicare tutto quanto. Bjorn ancora non sa che si tratta di sua figlia, si è presentata a lui come una semplice cittadina. E Bjorn non si è particolarmente stupito, perché appunto tra loro non c'era nulla di particolare, se non soltanto l'inizio di una simpatia che però non è stata portata avanti. Ma si è leggermente ingelosito, perché aveva un debole per Rachel, e ha comunicato a Rachel che l'uomo che aveva appena sposato qualche giorno prima era insieme a Amalia, la nuova ragazza, ok? Quindi ovviamente Rachel ha chiesto spiegazioni, si è arrabbiata con Will, che ancora non è venuto a convivere in questa casa, perché perché questa coppia è un po' così. Quindi ora Rachel è infuriata, anche se loro non stavano ancora insieme, però c'è rimasta male e ha rispedito Will a casa sua. E vabbè ragazzi, vedremo come procederà questa storia. Nella prossima puntata sicuramente dovremo festeggiare i loro compleanni, perché mancano pochissimi giorni al passaggio di età. Io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere il seguito di questa storia, mettere un like al video se vi è piaciuta la puntata, seguirmi anche sulla pagina Facebook per restare sempre aggiornati, scrivetemi nei commenti i vostri pareri e consigli. Io vi mando un grande bacio, a presto!